Salve ragazzi, bentornati nel mio canale. Dopo l'incontro con Fate ci siamo lasciati in questo punto e ora andremo avanti con la missione principale che dovrebbe essere la liberazione della prigione di Hope Country. Sono armato di Vanga, la mia arma preferita. La Fionda, la mia seconda arma preferita. E un M60 che useremo adesso per uccidere tutti quelli che stanno tra noi e la liberazione di questa prigione. Uno, non è ancora morto, però uno mezzo morto. Sei tu, novellino. Grazie a Dio, dacci una mano Due. qui. Dai, che ti chiappo, benissimo. No, nuovo personaggio trovato, Tracy qualcosa. Uomo a terra! Ti serve un medico! Si è inceppata! Novellino! Servono più munizioni! Ci hai proprio salvato la pellaccia. Ormai attaccano queste mura da giorni. Non mollano. Ho davvero pestato un alveare. Pronti con i furgoni! Cazzo! Medico! Ascolta! Mi servi su quel muro! Ok. Dai, dai, veloce. Benissimo, abbiamo anche buttato giù una nostra compagna d'armi. Allora, fuori. Allora, chi altro c'è? Uno giù in fondo. Allora, fatti fuori entrambi, credo. Sì, penso di sì. Dove devo andare? Ah, allora, intanto questo qua giù dietro. Muro ovest dovrebbe essere questo. E levati però anche tu. Merda, merda, merda. Che cazzo. È salito qualcuno. Ok. Ma possibile che non... Che non passi un pezzo di lamierino? Ma che cazzo. Ma anche tu secondo... Ma che cazzo fa? Dai, dai, che però ci siamo. Ma mi stai a sparare? Oh, e basta. Non c'è proprio, eh. Allora. Eccola. Salviamo anche queste persone. La musica? Ecco la musica. Oh, bello, bello, bello. Manca solo uno. È entrato. Fammi riprendere per favore la mia armetta. Eccola qua, bella, bella. E che quante leve di là in mezzo? Ma che cazzo? Hanno fatto breccia, respingiamoli! Prendiamo il lanciarazzi. Allora, uno. Preso, benissimo. Due, andata. Ma te put... È possibile che ti sia messo proprio di lì Fate sotto? smettere quella musica! Ecco qua. È andato anche il terzo. Riprendiamo l'armetta. E Addosso agli angeli! Facciamo piazza dove sono pulita! questi angeli? Uno è andato. Ah, eccoli gli angeli. Questi... Quel puzzo addosso. Questi super drogati.
Ma che cazzo va? Ah, passo in perdita. Andato anche tu. No, non ti ho detto di scendere. Sei pronto? Benissimo. Rianimiamo questo. Questa bella pelata in testa. Ha fatto un tempo benissimo. Dovrebbe essere il personaggio che abbiamo sbloccato, anche se non ho ben capito cosa faccia. Un supporto probabilmente, ma vediamo quanto supporto. Ma scusa, poteva benissimo passare qua. Comunque, va bene. Fatta anche la prigione di Hope Country, una delle missioni principali. Rogers, c'è un soldatore da qualche parte, lo stavo usando Footy, datti una mossa. Tu vieni. Raccogli qualche rottame, se devi prendere la porta di qualche cella, fallo. Muoversi, non abbiamo tempo. Qualche problema? No, gli Edeniti scalavano il muro, ma li abbiamo presi. Porta. Ho visto di peggio, se la caverà. Fai pressione. Un anno fa sarei dovuto andare in pensione, ma avevo paura di annoiarmi. Ci presenterai o staremo qui come la cazzo di tappezzeria? Niente parolacce. Oh, fanculo, Virgil, non oggi. Te l'ho già detto, una mente volgare è segno di... Non stai indossando la spilla. No, non ce l'ho. Voglio un rapporto sulle perdite. Ma siamo i Cougars? No, non lo siamo. Senti, io indosso la mia spilla. Lo sceriffo indossa la spilla. Questo tizio... Chiedo scusa, ma chi è? Lui è un mio vice. Credevo li avessero rapiti tutti. Non proprio tutti. E pare che stia dando del filo da torcere all'Eden's Gate. Ah, ottimo. Spero che tu faccia la tua parte. Non c'è spazio per gli scrocconi. Tracy ti tratterà meglio quando ti conoscerà. Ma ha davvero ragione. C'è un sacco di lavoro da fare. Prova a chiedere in giro. È bello riaverti qui. Ok, bene. Bene, abbiamo incontrato due persone. Una che ci dovrebbe aiutare, ma è una grande stronza. E un pelato fissato con le spille. Te lo dico in tutta onestà. Non pensavo che ti avrei rivisto. Dopo lo schianto, mi ricordo solo la nebbia. Poi ho camminato in un campo. Poi ho visto lei. L'hai vista anche tu, vero novellino? Qualunque cosa dica, qualunque cosa prometta, è una bugia. Stalle alla larga o finirai come Burke. Il Gaudio ti fa dimenticare. Ti fa sentire libero. Vuoi soltanto stare lì dentro per sempre, ma non è reale, è tutto falso. Se non mi avessero trovato Virgil e Tracy, sarei ancora lì, a nuotare in un mare di Gaudio, prigioniero della mia mente. Mi hanno salvato la vita quei due. Quei Cougars sono brava gente, ma sono appesi a un filo. Hanno bisogno di noi, nessun altro può aiutarli. Ultima cosa. Avevamo un dottore. Beh, un veterinario, ma ce la sta mettendo tutta. È sparito un paio d'ore fa. Non so né come né perché. Provi a vedere se lo trovi, per favore. Questa è la seconda volta. Negli ultimi giorni è sparita un po' di gente. Da quel che sono riuscito a capire, non è sparita nel Gaudio. Dicono che ci sia un posto gestito da una persona di fiducia di Fate. Un posto dal quale nessuno fa mai ritorno. Torture, gente affogata, sacrifici. Dicono che chi non affronta il pellegrinaggio di Fate finisce lì. Abbiamo un bel problema per le mani e ho bisogno di qualcuno che vada a vedere. Qualcuno che se la sappia cavare in caso ci fosse un fondo di verità. Stai attento. Salvezza. Messa alla missione 1760 metri. Grazie.
ringraziarsi per aver eliminato quelle autobotti di Gaudio. Gli uomini di Fate le usano insieme alle barche per trasportarlo in tutta Hope County. Farai un'opera buona se distruggerai tutte quelle che vedi. Se questi stronzi stanno creando qualcosa per uccidere, si meritano che gli rendiamo lo stesso servizio. Guerra alla droga, un'altra missione principale data dal pelato fissato con le spillette. Allora, paracadute. Ah, posso cambiare tra tutelare e paracadute, figo. E la nostra ombra non viene riportata. Sacerdotessa della setta viene verso di te. Non può essere una coincidenza. Hai pochi minuti per prendere il controllo della zona. Muoviti con cautela. Avranno degli ostaggi. La fede ha il potere di trasformarti. No, perché se sono sotto effetto del Gaudio? Sono state portate qui per ricevere l'illuminazione. Allora, andiamo con la nostra bellissima fede. Facciamo uno stealth. Stealth con Fionda. Dov'è? Dove cazzo stai che non t'ho visto? Dove cazzo sei? Oh bella, shottato. Anzi, headshot con la fionda. Non è più uno stealth. Ah, oh, no cazzo, allora. Usa kit medico subito però. Ok. C'è un po' di ritardo tra l'R2 per sparare il colpo. Anche tu vai via. Via. Bene, bene, meglio, meglio. Devi far male. Devi soffrire. Allora, saccheggiamo intanto. Sanno che sei lì. Hanno appena chiamato rinforzi. Stai attento. Via. Adesso anche rinforzi? Merda. Ma quello. No, ah, ecco perché è attento. Merda. Adesso. Sono il tuo unico problema. Dove si è cacciato? Eccolo qua. Sei proiettili? No, non è vero. Mi sono confuso con le bombe. No, sì. Merda. Ho fatto un cazzo di casino. No, due tank. Io non ho praticamente munizioni. Merda, 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 arriva. Devo salire. Ecco qua le scale. Ho preso anche un kit medico, però mi servono munizioni che non trovo. Merda, merda, merda. Devo andare avanti con le granate probabilmente. Allora adesso vediamo un po'. Via. Un'altra, dai. Eccoli qua. Due morti e adesso anche tu. Dai, ancora no, ma che cazzo? No, mi sa che non l'avevo neanche preso. Però ho preso munizioni. Dai, 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 dai. Ah, ancora un po'. Eccolo qua. Prendi la posizione. Dai, non l'ha distrutta, ma a te adesso, sì. E una. Anche quello. Dai, eccola qua. Novellino, sono lo sceriffo. Ho saputo che hai ucciso la sacerdotessa di Fate. Può sembrare una cosa da poco, ma senza di lei la Misery ha i giorni contati. Fledans Gate ha un posto in meno per terrorizzare la brava gente. Bel lavoro. Grazie mille.
Salvezza completata. Novellino, hai fatto un ottimo lavoro. Ma a Fate non piace chi disobbedisce. Sappiamo che ha sguinzagliato una pattuglia armata sul fiume e pare che abbia anche mobilitato i prescelti, i soldati più tosti della setta. Fai attenzione, sta salendo la foschia. Dà allucinazioni e se la respiri troppo a lungo, beh, fai la fine di Burke. White Horse, chiudo. Allora. Ehi, Novellino, sono lo sceriffo. Da quanto so stai liberando i nostri dalla setta. Se ne avessi avuti 10 come te, questa storia sarebbe già finita. Ci sono ancora molti altri ostaggi. Fate e i suoi li torturano o li trasformano in angeli. In nuova strapazzate, come dice Tracy. Trovali, Novellino, e riportali a casa. E che cazzo, come di merda. È andato. Intanto ci dirigiamo anche verso questa missione secondaria, credo, dove dobbiamo distruggere le barche di Fate. Eccoci qua arrivati. Distruggiamo subito. Facciamo così. No, non ci riesco. Voglio. Cazzo, non pensavo che mi aspettassero in quel modo. Ok, uno è morto. Non quello che guida, purtroppo. Sì, e quando il chiappo. Ciao. Ok, preso. Oh, cazzo. Ok. Benissimo. Perché sento le voci? Quando troverai la via, vedrai con chiarezza. Sciottato comunque quella fionda, sei stato benedetto. Un'altra missione principale. Va bene. Quindi ora sentiamo anche le voci. Ottimo, ottimo, ottimo. In questo video cercherò di arrivare al livello 2 di liberazione dell'area di Fate. E ora ci stiamo dirigendo verso il King's Hot Springs Hotel. Un altro avamposto della setta. Che nome strano comunque. Andiamo giù sempre con la nostra tutelare. Che speravo andasse più veloce, sinceramente, ma il nostro elicottero si schianterà. Purtroppo. Allora. Ma se distruggo anche l'allarme son mito. No, mi sa. Sì, l'ho preso! Che cazzo di spettacolo. Momento epico. Allarme distrutto con l'elicottero. Fantastico. Allora. Cerchiamo di non farci scoprire subito, ne abbiamo visti tre. L'allarme. Un tank. Qua un cecchino non sarebbe stato male, ma io non ho purtroppo ancora un cecchino. Si sono allarmati. Allora, vediamo un po' di fare questo però. Prendiamo bene la mira. L'hai preso, a posto, ora... Andati entrambi gli allarmi, dovrebbe essere molto più semplice teoricamente. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, ti aspetto. Vieni amoruccio, amoruccio. Morto. Preso.
Il tank tanto lo ammazzo con l'M60. Questo è normale. Oh, ce n'è due poi. Uno è andato. Ecco anche il secondo, via subito. Andiamo via, andiamo via. Qua il cecchino sarebbe stato stupendo. Headshot. Bene, 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 bene. Dai! Ce l'abbiamo fatta. E anche molto velocemente. Abbiamo anche preso la Pygmalion qualcosa, una macchina del 1987. Missioni secondarie. Liberare l'Hot Springs Hotel. Grazie mille. Potremmo usare quel vecchio edificio come rifugio, anche se i muti ci presteranno due volte. Dicono che sia infestato, ma io non ho mai creduto a quelle fandonie. In ogni caso, continua così. Questi punti raffigurati con un GPS, tra virgolette, ci indicano gli altari. Bellissimo. Ma che cazzo? Ti abbiamo invitato nella nostra casa, nei nostri cuori. Credi nella via e troverai le risposte che cerchi. Abbiamo noi il controllo adesso? Fantastico. Assurdo. Possiamo anche correre? No. Non si può correre, però che cazzo, è bellissimo. Ehi, Fate. Questo anche chi lotta contro di noi cerca la salvezza. Non è ciò per cui abbiamo lottato. La nostra via è tu lo dimostri. A tutti serve una guida in tempi come questi. Dobbiamo tenere gli occhi aperti ed essere forti. Ora vedrai, ora capirai tutto. Perché chi sta fuori vedrà quello che abbiamo creato insieme nel nostro nuovo Eden. L'amore. E verranno. E ci ruberanno ciò per cui abbiamo sudato. Tu mi giudichi. Giudichi tutti noi. Ciò che abbiamo fatto. La gente dice che sono pazzo. Ma quando ti svegli la mattina, leggi le stesse notizie che leggo io. Non ti si riempiono gli occhi di orrore. È questo il mondo? Questo? Il mondo che abbiamo creato per i nostri figli? Le comunità si dividono. Vengono eretti muri. Perché i politici non sono in grado di agire? E non sanno più distinguere cos'è la giustizia. Non sono io che l'ho voluto. Sono stato scelto. Cosa sta per finire? Lo senti anche tu. So che è così. Vedi, l'umanità è debole e vulnerabile.
E noi galoppiamo verso la nostra stessa distruzione e nessuno è disposto a fare qualcosa. Per me è chiaro, lo è anche per te. Ma non siamo pazzi. E cosa dovremmo fare? Stare qui fermi ad attendere l'inevitabile? Non pretendo di essere un uomo perfetto. Ma ho visto il futuro e ho deciso di agire. E di condurre. Perché la società non funziona. E l'unica soluzione è tornare a ciò che un tempo eravamo. Innocenti e puri. Sicuri e protetti nel nostro giardino. Io ti posso salvare. Ma devi avere fede. Ci hai fatto prendere un bello spavento. Sceriffo, un paio non ce l'hanno fatta, dicono. Qualcuno ha preso Bird? Grady, suppongo, ma... E dove cazzo è Grady? Ah, Cristo. Ascolta, tu cerca di riposarti un po'. Ci vediamo domattina, eh? Gesù. Sei uscito dal Gaudio in fretta. Quella roba ti manda in merda il cervello. A Charles i miei sentimenti. Ragazzi, pezzo assolutamente fantastico questo. Io direi che il video può benissimo finire qua dopo questo assurdo trip. Pensavo che ti avessimo perso nel Gaudio, vice. Grazie al cielo c'era lo sceriffo. Vedi cosa puoi fare per aiutare quella gente. Ok, dopo questo messaggio alla radio, io direi che possiamo finire. Se vi è piaciuto, sostenetemi, commentate, condividete ed iscrivetevi al canale. Alla prossima.